Stamattina ho letto questo sul giornale, Mazzini l'eroe che scelse tra vita e libertà, e mi sono detto, ma che davvero? Poi sono andato su YouTube e ho Ho trovato... ripreso oggi in mano un testo importantissimo, I doveri dell'uomo di Mazzini. Ma no, Scardovelli, no, Giuseppe Mazzini, forse il numero uno dei massoni in Italia, scriveva ad Albert Pike, un altro mostro. Ah, niente, niente, mi sono sbagliato, Wikipedia, il libro della verità dice che non era un massone, ok. Ecco il suo mausoleo, mi sembra molto semplice, spartano. Quelle colonne mi ricordano leggermente queste altre due colonne qui, ma per il resto. Questo pisellino in pietra qua mi ricorda leggermente un obelisco. Anzi, due pisellini, come le colonne. Il corpo a Genova, il nome ai secoli, l'anima all'umanità, al nuovo ordine E mondiale. ho trovato quanto sia attuale e quanto possa aiutarci per risolvere i problemi nei quali ci troviamo oggi. Il suo scopo era l'unione degli stati italiani in un'unica repubblica con un governo centrale, poiché senza unità non c'è forza. Frequentò anche diverse personalità inglesi. Tutti questi nomi che vedete qua sono massoni. Nello stesso quartiere di Mazzini visse anche Karl Marx. Oh. Ah, ecco, qui però vediamo che il movimento Giovine Europa. Cosa intende Giovine Europa, Mazzini? Si avrà solo quando tutti, allora vediamo, No, non tutti i fare così, Scardovello! popoli del vecchio continente, Yeah. finalmente ordinati per libere Tutti a nazionalità, pecora! si fossero affratellati nel segno della democrazia. Ebbe anche un forte ruolo di promozione dei diritti della donna. Per loro i diritti della donna sarebbero tutte cose distruttive, cioè l'aborto, separarsi, perché devono creare un ingranaggio nella macchina, no? E quindi devono distruggere quest'altra unità che è la famiglia. È un testo dedicato all'educazione degli operai italiani. Esatto. Per esempio, è stato considerato un vero e proprio faro questo Dove, testo dove, dove? in India. Ah. In India, dove i fondatori dell'India National Congress affermarono che proprio l'insegnamento di Mazzini, unitamente all'amore per la loro patria, li aveva spinti ad accettare dolori e patimenti di ogni genere pur di contribuire alla, guardate Dice lo qui, scandovello! liberazione Scrivi tu. dell'India. Ah, il libero popolo indiano. Chiamare raccolto al popolo intorno a un nucleo di principi fondamentali, quindi principi etici, Ya. capaci di creare quella morale Rettiliana. Sì. comune, quindi non morale di alcuni, ma la morale riconosciuta da tutto un Sì, popolo. unico pensiero, dittatura. Gli italiani avevano perso ogni rispetto dell'autorità, Ya. considerata l'autorità soprattutto e quasi soltanto come una forma di oppressione, cioè avevano perso Non ogni, sapevano come leccare il o culo. forse non avevano mai avuto nessun rispetto dell'autorità, Diavol. perché l'autorità è sempre stata associata all'oppressione. Invece non è così. Ed era questo stesso Mazzini che vedeva nelle libere istituzioni democratiche Pure in comunismo si votava, però non cambiava mai niente. Un po' come oggi. lo strumento per realizzare la grande visione della fratellanza universale dei popoli. Nuovo ordine Beh, mondiale. Mazzini, State imparando, ragazzi? 150 anni fa, Ya. aveva già chiaro Come mettercela nel culo? il problema che oggi è diventato problema numero uno. Dice lo scardovè. Qual è questo problema? Sono le forme di Vogliamo individualismo uniformità? che Mazzini ritiene come il nemico più insidioso per il progresso civile di ogni comunità. E proprio l'individualismo insidia le comunità perché l'individualismo si basa sul principio narcisistico dell'interesse mio contro l'interesse di tutti gli altri. Ecco, inspiro. Sì. Ricevo. L'individualismo è uno distruttore di etica. Ecco. Il principio vitale. Ricevi il principio vitale, pecora, mentre stai in prigione. Poi? Tu che sei giovane, insomma, ti sei resa conto che la nostra è una civiltà in cui la cooperazione, la collaborazione, il sostegno reciproco sono sempre più deboli, no? Certo. E quindi sorrido, ciuto i muscoli del viso. Sorridi, pecora, che sei libera. Assolutamente. Verticalizzandosi. Verticalizza di pecora. Ecco perché Mazzini, un po' come Garibaldi, è stato riconosciuto universalmente come un punto di riferimento per tutti coloro che combattono per la libertà e per la giustizia.